Interventi per migliorarne la viabilità, ma anche la sicurezza di chi transita per il bivio Vincenzella. Sono stati presentati stamattina i lavori finanziati e realizzati dall'ANAS, d'intesa con il comune di Porto Empedocle, per rendere più sicura la circolazione e agevolare il traffico veicolare all'ingresso e all'uscita della città empedoclina. 3 mesi abbiamo impiegato per quanto riguarda sia la progettazione e sia quindi adesso l'aggiudicazione. I lavori saranno molto, saranno ultimati in brevissimo. I lavori consistono in una rimodulazione dell'innesto a raso. Praticamente si realizzerà una corsia per il flusso Agrigento-Sciacca, in modo tale che chi deve svoltare a sinistra può svoltare nella corsia di accumulo, quindi non ci saranno più quei rallentamenti che c'erano una volta. Significa anche che chi deve svoltare da Vincenzella per andare verso Sciacca, anche lì ci sarà una corsia d'accumulo. Quindi in pratica non ci saranno più quelle file di auto che dovranno svoltare a sinistra, si fermeranno in mezzo alla strada per raggiungere Porto Empedocle? Benissimo, benissimo, esatto. Cioè praticamente quello che si vuole fare con questo nuovo innesto è quello di creare delle corsie indipendenti dall'altro, in modo tale chi svolta a sinistra ha la propria corsia, quindi c'è una corsia di accumulo cosiddetta, e quindi il flusso nel senso di marcia Agrigento, ripeto, Sciacca, può essere continuo senza nessuna interferenza. Questo significa anche non solo riduzione di tempi, ma anche riduzione di incidenti. Migliora soprattutto la sicurezza, si riducono le code e nello stesso tempo si migliora anche dal punto di vista estetico l'ingresso città. È un bel traguardo che si raggiunge insieme ad ANAS, che ringraziamo. La città tutta ringrazia l'ingegnere Di Bernardo per le attenzioni che ha rivolto alle nostre sollecitazioni. In cantiere, speriamo in un futuro abbastanza prossimo, altri interventi sulla 115 in attraversamento su Porto Empedocle. Il bivio Vincenzella all'entrata di Porto Empedocle nel corso degli anni è stato purtroppo teatro di incidenti stradali. Facendo presente quali erano i problemi di sicurezza che c'erano a Vincenzella, che come voi sapete purtroppo hanno avuto delle conseguenze, qualcuna anche funesta, e quindi praticamente attenzionata quanto mai. Siamo riusciti in questo progetto, oggi è l'inizio della fine, nel senso che si consegnano i lavori e dopodiché fra qualche mese, da quel momento in poi, non dovremmo avere quello che si verificava fino adesso, cioè la corsia che doveva andare, l'utente che doveva andare e che doveva continuare verso Sciacca con quello che invece doveva entrare verso Porto Empedocle, avevano la stessa corsia di marcia. Avranno fra qualche mese invece due corsie di marcia completamente diverse e due possibilità diverse di non incrociarsi quantomeno.